Salve a tutti amici di Stile Libero e bentrovati. Siamo qui alla prima del film di Luciano Ligabue Made in Italy con Stefano Accorsi e Kasia Smutniak tra gli altri attori. Un grande cast, un bellissimo film, lo abbiamo visto, ma sentiamo cosa ne pensa il regista, il celebre cantautore italiano Luciano Ligabue. Made in Italy nasce come progetto fra virgolette balordo, nel senso che comunque è anacronistico fare un concept album negli anni 2000. Cioè, io sono consapevolissimo di come venga ascoltata la musica mediamente oggi, come oggi, no? Con una certa velocità si arriva al ritornello e poi si passa ad altro. Il fatto di fare un concept album, quindi in qualche modo di chiedere a qualcuno di ascoltare un album intero per seguire una storia, è al limite della presunzione in tempi come questi. Fare film è un mestiere faticosissimo, lo è almeno per me, che sono abituato in qualche modo a fare i conti con le emozioni che fluiscono. Tu vai su un palco, lasci che le canzoni escano, le canti, le vedi cantare dagli altri ed è tutto un fluire di emozioni. Fare film vuol dire invece in qualche modo, uso un termine bruttissimo però che credo renda l'idea, un po' progettarle le emozioni, cioè tu devi fare in modo che una serie di pezzettini di pochi secondi riescano attraverso un processo molto mentale a produrre qualcosa che tu vorresti fosse di cuore. Dicevo, io faccio film se ho una storia da dire, quindi una fatica così la evito se posso. Questa volta la storia ce l'avevo. Questo film secondo me è un film sentimentale, nel senso che più di tutto mi interessava raccontare gli stati d'animo di un gruppo di persone per bene che come tale mediamente non hanno voce in capitolo, come tali generalmente non vengono raccontate perché sono poco interessanti da un punto di vista drammaturgico. Raccontare i cattivi è più, diciamo, è più cool, è più figo. Rico e Sara sono due persone che vivono in una realtà consolidata per loro e questo a un certo punto fa sì che arrivi un momento di crisi in cui l'inquietudine di Rico gli fa vedere le cose andare un po' tutte strette, nonostante le abbia sempre amate. Ecco, ha bisogno di cambiare il punto di vista, ha bisogno di cambiare lo sguardo e il film è un po' quel tipo di percorso lì. È quello che gli permetterà di cambiare lo sguardo sulle cose che ha sempre avuto sotto mano. Il cambiamento fa paura, anche perché siamo propensi a pensare che il cambiamento non porti buone cose, e specialmente se in qualche modo tu ti ancori a quelle due o tre certezze, ancora meno hai voglia di avventurarti nel cambiamento. Però il cambiamento è il movimento naturale della vita.